Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Prima di tutto, buon anno! Sono felicissima di ritrovarmi qui con voi di nuovo anche nel 2020, il primo video del nuovo anno, quindi cerchiamo di partire con lo sprint che insomma abbiamo raccolto alla fine dell'anno con tutti i nostri buoni propositi e speriamo che ovviamente tutto vada secondo i piani, o almeno questo vi auguro, e se i piani non dovessero andare come avevate insomma pensato, ovviamente vi auguro che vada tutto ancora meglio. Ovviamente io questo video lo giro un po' prima della fine dell'anno, capirete ovviamente perché. Voglio parlarvi di regali sostenibili e voi direte, ma Martina, il periodo di Natale è già passato, ormai i regali li abbiamo fatti tutti. E va bene, avete ragione, però alla fine ho pensato che fosse interessante parlare di questo argomento indipendentemente un po' dal Natale o dal fatto che eravamo presi a fare regali, perché in fondo le occasioni per fare i regali ai nostri cari, ai nostri amici, abbiamo un po' tutto l'anno, ci sono compleanni, ci sono altre feste, insomma c'è sempre l'occasione di festeggiare qualcosa e di fare qualche regalo. Quindi ho deciso di parlarvi delle mie scelte per quanto riguarda appunto i regali e molti di questi ve li farò anche vedere. Proprio per questo non potevo pubblicare il video prima di Natale, perché i regali che vi mostrerò sono quelli che poi sono destinati per l'appunto ai miei cari e non volevo rischiare che venisse svelata loro la sorpresa. Allora, perché parlo di regali sostenibili? Perché io quest'anno ho cercato di fare dei regali che avessero delle determinate caratteristiche, che rispettassero dei criteri che mi ero data. Numero uno, il regalo doveva essere utile a chi lo riceveva, quindi ho evitato regali che fossero comprati insomma giusto per avere un pensierino da fare, ma ho cercato di capire chi avevo di fronte, qual era la persona a cui erano destinati i regali e quindi fare qualcosa di mirato che effettivamente fosse utile o comunque piacesse veramente alla persona che lo andava a ricevere. Due, i regali che ho fatto volevo che fossero ben fatti, durevoli, quindi no a cianfrusaglie, no a negozi dei cinesi. Ora dico dei cinesi in maniera generica, però avete capito, quindi cose a basso costo che durano poco, fatte con poca cura, meglio una cosa più piccolina, meglio una cosa più semplice ma ben fatta, una cosa che può durare nel tempo e che non verrà gettata via prima dell'arrivo del prossimo anno. 3. Ho cercato cose che fossero fatte di materiali non inquinanti. Ho cercato di evitare quanto possibile la plastica, anche per quanto riguarda gli impacchettamenti, ma lo vedremo alla fine. Quindi insomma ho cercato dei materiali di qualità e dei materiali che non fossero appunto dannosi per l'ambiente. Quarta caratteristica, non meno importante, tutto quello che ho regalato per Natale volevo che fosse realizzato da persone che non fossero state sfruttate per realizzare quella determinata cosa. Qual è la difficoltà più grande che ho incontrato nel cercare di fare regali sostenibili? Il trasporto. Diciamo che ovviamente quasi tutto quello che ho regalato l'ho ordinato su internet, quindi c'è stato chiaramente un corriere che ha dovuto portarmi a casa i regali che avevo richiesto. È possibile acquistare i nostri regali da artigiani o insomma in generale da brand sostenibili nella zona vicino a dove vivo? Questo è ovvio, non per tutti sarebbe possibile. Purtroppo però, e questa è una mia debolezza, diciamo, internet offre una così vasta scelta di idee regalo sempre sostenibili e interessanti e accattivanti che mi è risultato veramente difficile dire di no, e quindi ovviamente il trasporto dei regali che ho scelto ha in qualche modo impattato sull'ambiente. Ecco, questa è la difficoltà più grande che ho riscontrato. Per ovviare a questo problema in realtà ho cercato di fare qualcosa, cioè ho cercato di ordinare dallo stesso sito più cose possibili, tutti in un unico ordine, in modo che mi venisse spedito tutto insieme. In qualche caso mi è riuscito, poi ve lo farò vedere. Purtroppo però Amazon non dà questo genere di scelta, nel senso che se nel carrello, nel mio ordine, ho inserito non so 4-5 cose, se una è pronta prima mi viene inviata immediatamente e non mi viene richiesto, se io magari
volessi avere tutte le cose insieme in modo da avere un unico trasporto o almeno una parte del trasporto che venga fatta da tutti gli articoli insieme. Questo appunto non mi è stato chiesto, quindi è stato impossibile per me comunicarlo, e quindi anche questi ordini fatti tutti insieme mi sono arrivati a volte divisi in due o tre parti. Passiamo ai regali. Allora, questo video in realtà sarà girato in due momenti diversi, quindi mi vedrete in un'altra veste, perché alcuni dei regali artigianali che ho fatto, in realtà quando sto girando il video, mi devono ancora arrivare, quindi ovviamente girerò quella parte più tardi. Intanto però vi faccio vedere una parte dei regali che ho scelto. Partiamo dalla prima caratteristica che vi avevo elencato per i miei regali sostenibili. La prima caratteristica era che fossero utili, e infatti ho scelto alcuni regali che sono effettivamente utili, mirati per la persona alla quale erano destinati. Il primo che vi faccio vedere è il libro di Dario Bressanini, non so se lo conoscete, è una persona stupenda, andate a seguirla su Instagram, La scienza delle verdure. Questo è il regalo che ho fatto a mio suocero. Diciamo che nella famiglia di mio marito sono molto molto attenti all'alimentazione, e mio suocero in particolare si informa veramente tanto sugli alimenti che mangia, sugli alimenti che sceglie di mettere in tavola e che sua moglie, appunto mia suocera, cucina. Dato che mia suocera però non legge, perché non ha proprio tempo per leggere, mio suocero invece ogni tanto sì, e quindi ho deciso di regalargli questo. Questo perché, oltre ad avere qualche ricettina, in realtà è un libro che parla della scienza delle verdure, per l'appunto, quindi svela un sacco di segreti sulle verdure che magari sono sconosciuti a chi abitualmente le cucina, quindi dei trucchi per veramente prendere il meglio da ogni verdura. Poi insomma c'è tanto altro in questo libro. I miei suoceri, se mi seguite su Instagram lo sapete, hanno un orto gigantesco, quindi consumano tante verdure di qualità e prese insomma veramente dal proprio orto, e quindi credo che questo possa tornare utilissimo. Altro regalo utile che ho fatto, e magari vi lascio la foto qui, se la trovo, comunque dovrei riuscire a lasciarvi anche tutti i link sotto, è stata una borsa, un borsone, non so come poterla definire, per la mia mamma. L'abbiamo regalata io e le mie sorelle alla mia mamma, che è una borsa che è ideata per contenere tutto il necessario per cucire, ricamare, lavorare i ferri, eccetera. Nel senso che ci sono varie tasche, la tasca più grande dove si mettono i gomitoli di lano, di filo, insomma, che si utilizzano per creare determinati lavoretti, e poi ci sono le tasche più piccole per gli uncinetti, più lunghe e strette per i ferri, eccetera. Insomma, dato che la mia mamma è bravissima con questa arte, direi, ha infatti realizzato tutte le bomboniere sia di quando mi sono sposata io, che le varie comunioni, cresime mie, delle mie sorelle, insomma le ha sempre realizzate lei a mano, e in generale le piace cercare dei progetti da realizzare durante tutto l'anno. Quindi insomma è un regalo utile, perché è un regalo che probabilmente anche in questo caso durerà per sempre e che gli permette di avere tutto il materiale in ordine. La seconda caratteristica che vi avevo elencato all'inizio era che il regalo fosse ben fatto, quindi comunque una cosa di qualità, durevole, ecco, nel tempo. Ecco perché a mia suocera abbiamo regalato, io e mio marito, le Birkenstock. Allora, non mi vorrei sbagliare, ditemi se sbaglio, ma non credo, le Birkenstock sono interamente prodotte in Germania, quindi comunque siamo in Europa, non c'è sfruttamento del lavoro, sono di grande qualità, conosco persone che hanno usato veramente le Birkenstock per anni e anni e anni. Mia suocera, a causa di alcuni problemi, ha bisogno veramente di scarpe che siano comode, che siano ben fatte, che siano di qualità, perché appunto le usa quotidianamente e ha bisogno che siano realizzate insomma in maniera accurata e che non si distruggano dopo una stagione. Quindi ho deciso di regalarle queste, perché lei non ha nessun paio di Birkenstock. La forma ho pensato fosse utile, perché se le vuole utilizzare anche in casa d'inverno può usarle con i calzini, quindi ho regalato qualcosa non solo che fosse utile per lei perché ne ha bisogno, ma è qualcosa che non aveva già, qualcosa che durerà nel tempo, che è stato ben fatto e che non ha sfruttato nessuno per la sua produzione. Parliamo adesso di un'altra cosa che ho regalato, che è probabilmente ciò che ha meno impatto a livello di inquinamento sulla terra, ovvero regalare esperienze. Questa cosa non ve ne ho parlato prima, ma è veramente importantissimo anche regalare esperienze. In questo caso quindi non dovete comprare niente di fisico, ma regalate qualcosa che rimarrà nella memoria della persona che lo riceve
per sempre e ho regalato quest'anno ben due esperienze. La prima è stata a mia sorella più piccola, in realtà entrambe le mie sorelle sono più piccole, comunque la più piccola, le ho regalato, dato che lei a fine gennaio andrà a Londra per alcuni giorni, quindi in uno di questi giorni ho regalato a lei e al suo fidanzato un tour dei luoghi principali di Londra dove sono stati girati i film di Harry Potter. Quindi ho preso loro questi biglietti per un giorno determinato e loro potranno fare questo tour dato che sono entrambi appassionati di Harry Potter. La seconda esperienza che ho regalato è stata all'altra sorella, sempre più piccola di me ma sta in mezzo per l'appunto, e a lei ho regalato un corso di danza nella città dove lavora, Firenze. Lei fa danza da sempre, da tutta la vita probabilmente, e nonostante appunto adesso abbia quasi 28 anni continua chiaramente a svolgere questa attività, questo sport che adora e che la rende veramente felice. Passiamo adesso ai miei regali artigianali, perché ovviamente ci sono dei regali che ho fatto, presi proprio da artigiani. Il primo che vi faccio vedere è questo, destinato alla mia collega, insomma la donna con cui lavoro, ed è una scatolina con due barattolini di prodotti tipici dell'azienda agricola che ha mia suocera. Ho preso una confettura di more selvatiche e una crema di marroni al cioccolato. Quindi, dato che l'azienda agricola di mia suocera lavora i marroni, sarebbero le castagne, ok? Quindi lavorano queste castagne tutte raccolte nella zona, e la confettura di more selvatiche sono le stesse more con le quali ho realizzato io la mia marmellata, quindi tutte della campagna qui vicino. Quindi un prodotto nostrano, un prodotto biologico, un prodotto artigianale perché è stato realizzato interamente nel laboratorio nella casa accanto alla mia. E quindi so che questo verrà apprezzato. Per il momento vi saluto, vi dico soltanto ovviamente che non saranno tutti i regali che ho fatto quelli che vi mostrerò qui, vi mostro soltanto quelli che rispettano in qualche maniera le caratteristiche di sostenibilità. Comunque vi posso dire che sono la stragrande maggioranza, sono stata abbastanza brava, e quindi niente, ci vediamo tra qualche giorno quando vi farò vedere gli altri regali artigianali che mi sono arrivati. Eccoci qua per la seconda parte del video. Allora, vi avevo detto che dovevo aspettare qualche giorno perché mi arrivassero i regali artigianali che avevo ordinato. Ma indovinate qual è la genialità, la mia genialità? Mi sono arrivati, mi sono dimenticata che dovevo girare questa parte del video e li ho già incartati, perché sì, l'ultima parte di questo video sarà come ho incartato i regali cercando di essere zero waste. Quindi non ce li ho qui come da potervi far vedere, vi lascio delle immagini in ogni caso, e comunque uno dei due lo vedrete appunto nella parte dedicata all'impacchettamento. I regali artigianali li ho comprati tutti su Etsy, che è probabilmente il sito più grande, o perlomeno quello più grande che io conosca, che appunto racchiude, raccoglie tutti gli artigiani del mondo che mettono in vendita le loro creazioni. Di solito quando compro su Etsy cerco di selezionare venditori italiani o europei, semplicemente per una questione di spedizione, di tempi di spedizione, ma anche di dogane. Comunque anche in questo caso si è presentato il problema dei trasporti, quindi ovviamente ho ordinato tre regali su due siti, o meglio su due negozi, ecco, presenti su Etsy, perché ovviamente ogni negoziante spedisce in maniera autonoma. Il primo è All Good Things Handmade, uno dei miei negozi preferiti, dove ho comprato un paio di borse che vi ho anche fatto vedere su Instagram e vi sono piaciute moltissimo, e quindi conoscendo già la qualità di questo negozio ho comprato di nuovo da questa meravigliosa ragazza. E in questo caso però ho comprato una tracolla per la macchina fotografica da regalare al fidanzato della mia sorellina, perché è un appassionato di fotografia, quindi una tracolla completamente artigianale con una fantasia a mia scelta, e quindi qualcosa di direi quasi unico, perché comunque nei negozi non si trova, quindi anzi proprio unico. Il secondo articolo che ho comprato su Etsy invece è stata un'agenda, o meglio due agende per due persone, uno per mia cognata e uno per la mia migliore amica. In questo caso invece era la prima volta che compravo in questo negozio, sono rimasta affascinata da queste agende. In che cosa consiste l'artigianalità di questo articolo? Il fatto che è completamente inventato ovviamente da chi lo mette in vendita, quindi sia all'interno dell'agenda, come sono posizionate i giorni della settimana e i vari inserti dell'agenda, che la copertina ovviamente sono creazioni dell'artista che sta dietro a tutto questo.
Quindi in questo caso ho scelto due copertine diverse, ovviamente una per mia cognata e una per la mia migliore amica, e soprattutto sono personalizzabili con il nome, quindi ho messo i loro due nomi. All'interno poi è possibile scegliere tra varie tipologie di settimana in base alle esigenze della persona a cui andavano queste agende, quindi non so, la settimana, tutta la settimana scritta su due pagine in varie colonne, oppure la settimana tutta su una pagina e l'altra bianca per prendere gli appunti, oppure la settimana divisa in due pagine con le righe, senza righe, quindi insomma è possibile veramente scegliere il prodotto perfetto per la persona che dovrà usare l'agenda. Poi una volta fatto l'ordine, questa viene stampata, rilegata con una spirale e niente, poi viene diciamo rivestita la copertina con una pellicola di plastica e poi mi è stata inviata. Adesso quindi passerei alla sezione impacchettamento, quindi vi lascio al video che ho girato su come ho incartato i regali. Le due regole principali sono state riutilizzare quello che avevo in casa e cercare di non usare lo scotch. Vi faccio vedere come. Cominciamo con le buste da regalo. Ne avevo veramente tante, di ogni forma e dimensione, e mi sono tornate molto utili. Avevo anche in casa alcuni nastri colorati con varie fantasie che addirittura risalgono all'epoca in cui avevo il negozio, la cartolibreria. Avevo anche due rotoli di carta da regalo con due fantasie diverse e una quantità infinita di nastri colorati. Non so neppure io come ho fatto a racimolarli durante tutto l'anno, però quando sono andata a vedere nel cassetto dove li ripongo, ho trovato tutti questi nastri colorati. In casa avevo anche due fogli di carta da pacchi marrone, una busta per gli oggetti delicati e una scatola bianca vuota che chiaramente ho utilizzato. Vi faccio vedere adesso come ho impacchettato il libro senza usare lo scotch, ma non vi dico tutto nel dettaglio perché non riuscirei a spiegarmi bene, ma vi lascio direttamente il link sotto del video al quale mi sono ispirata io per imparare questo metodo. Non è semplicissimo, ci vuole un po' di pratica, soprattutto nel tagliare la carta della dimensione giusta, e alla fine non sempre la carta rimaneva bella aderente al regalo che avevo fatto, ma in realtà questo non è stato un grande problema perché ho usato poi i fiocchi e i nastri che avevo a disposizione per tenere tutto insieme, ne è bastato veramente poco, senza usare lo scotch, quindi sono molto soddisfatta del lavoro. E alla fine tutti questi pacchettini che vedete adesso sono stati incartati senza scotch, quindi usando questo metodo. Per quanto riguarda le esperienze che ho regalato alle mie sorelle, le ho stampate su due fogli di carta e sul retro ho scritto il loro nome per essere sicura che pescassero il biglietto giusto, dato che li ho incartati insieme. Ho semplicemente poi arrotolato i fogli e usato un nastrino colorato di stoffa per chiuderli. Ho inserito i rotoli all'interno di questa scatola di cartone che ho trovato in casa e che non ho neppure dovuto ricoprire con carta da regalo perché, appunto, avete visto, c'era già un fiocco disegnato, quindi mi sembrava già carino così, senza dover coprire il disegno. Ho inserito i fogli all'interno e voilà! La tracolla artigianale che ho ordinato su internet invece l'ho tenuta dentro il sacchettino di carta all'interno del quale mi era arrivata e poi ho inserito tutto dentro la scatolina bianca che avete visto all'inizio. Dato che però non mi piaceva questa scatola bianca che era un po' anonima, l'ho inserita a sua volta dentro una busta da regalo che avevo già in casa. Anzi, come vedete, anche questa era già stata utilizzata perché ci sono i punti di spillatrice. Io in realtà ho inserito la scatola all'interno e ho semplicemente chiuso la busta con una nastrino colorato. Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi avete visto registrare l'ultima parte del video con questa maglietta natalizia, ma è perché sto registrando il giorno della vigilia di Natale, quindi insomma sono giustificata. In ogni caso fatemi sapere se anche voi avete cercato di porre un po' di attenzione alla sostenibilità che c'era insomma dietro ai vostri regali e appunto se avete qualche idea carina da suggerirmi per i futuri regali che farò, perché comunque sappiamo che durante l'anno le occasioni per fare dei piccoli doni, dei pensierini ci sono sempre. E allora niente, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!